Si chiamerà Forza Italia Arezzo nel cuore, la lista nella coalizione di centrodestra a sostegno del mandato bis per Alessandro Ghinelli, che si presenterà con 16 nomi civici provenienti dall'associazione contro il degrado di Angelo Rossi e Mary Cornacchini, e la lista ha deciso di partire proprio dal cuore del quartiere di Saione. È un anno che siamo partiti e in quest'anno abbiamo fatto un lavoro straordinario, abbiamo avvicinato molte persone che si erano disinteressate della politica e non andavano più a votare, le abbiamo accolte all'interno della nostra associazione, sono le famose sentinelle del territorio, ed oggi siamo qui all'inaugurazione della sede e quindi alla presentazione di queste persone come candidati. Tutti candidati che rappresentano qualcosa di civico contro il degrado, l'attenzione al quartiere. Partiamo da Saione, non è banale, non abbiamo scelto la parte più bella di Arezzo per fare una campagna, però abbiamo scelto la parte che è per noi più importante, che è quella dove ci sono alcuni problemi. La lista ha infatti trovato il suo punto elettorale in via Piave, a due passi da Campo di Marte, teatro troppo spesso di risse e fatti di cronaca legati allo spaccio. E l'abbiamo scelto apposta, non solo Saione, ma via Piave, a fianco alla più grande centrale di spaccio della città. Ci siamo permessi il lusso di quello che è l'attuazione del nostro programma, perché noi siamo contro il degrado e quindi noi dovevamo per forza metterci in questa posizione qui. Quindi noi nel cuore di Saione, nel cuore della città, oggi partiamo con i cittadini per questa avventura.